Andrea Tereso, le bombe dello Spezia, Telegol, come così chiamato, soprannominato. Andrea, facciamo un po' un bilancio di questo campionato. Questa settimana sosta per nazionale, però facciamo un bilancio tuo di questo Spezia. Ciao a tutti, saluto tutto il tuo pubblico e tutto Spezia. Che dire, siamo sempre a patire. Speravamo magari che nelle partite, negli scontri diretti, nello scontro diretto, specialmente con il Verona, che lo Spezia riuscisse a fare bottino pieno e quindi di affossare ancora di più il discorso Verona. E niente, come si stava parlando poco fa, nel senso il discorso nostro dello Spezia è quello che deve cercare di recuperare tutto l'organico. Purtroppo si legge di Nzola che è tornato dalla nazionale un po' acciaccato e per lo Spezia questa è una notizia abbastanza preoccupante perché, come ben si sa, Nzola, specie in questa stagione qui, sta facendo quello che non ha fatto la scorsa stagione, cioè di essere fondamentale per la salvezza dello Spezia. Ora abbiamo questa partita con la Salernitana, uno scontro diretto, nel senso di poter cercare di dover cercare di vincere, anche per cercare di tirare giù anche loro nella lotta per la salvezza, e che potrebbe essere per lo Spezia un gradino fondamentale per la salvezza stessa. Andrea, ti aspettavi dopo un pareggio con Verona una vittoria con l'Inter e con gol di Davide Maldini? Sai, sulla carta, come risultato era più facile una vittoria o auspicabile, o auspicata, una vittoria contro il Verona piuttosto che con l'Inter. Però, come vedi, il calcio è questo e è bello perché c'è queste situazioni. Magari una squadra che sulla carta data per sconfitta è riuscita giocando anche bene, perché è vero che l'Inter ha avuto molte occasioni, molte più occasioni dello Spezia, però diciamo che lo Spezia ha meritato poi alla fine la vittoria. Il gol di Maldini vale doppio perché da ex milanista far gol all'Inter, un gol che poi vale i 3 punti per la sua squadra, per lo Spezia appunto, penso sia stata una serata da festeggiare per lui e anche per gli Spezia Tra tutti. parentesi, Maldini, l'altro gol che ha fatto è stato contro il Milan, contro suo padre. Sì, è vero. Però ecco, diciamo che anche lui piano piano si sta calando nella realtà. Non ci dimentichiamo che comunque è il primo campionato che fa, diciamo, da solo, fra virgolette, perché lui ha sempre giocato nel Milan, nel giovanili, poi è arrivato in prima squadra, pur se giocando saltuariamente. Deve dimostrare tutto il suo valore, e il suo valore lo si dimostra anche quando chiamato all'opera riesce a dare il proprio contributo. Ecco, oltre a Maldini, parliamo anche di Zola. Ne hai parlato prima che arrivava da un piccolo infortunio, tanto domenica non c'era perché era squalificato, dopo Sassuolo, perciò Zola non c'è. Però che Zola hai visto? Ma diciamo che lo scorso anno era la controfigura di quello di quest'anno, con gli atteggiamenti, con i comportamenti in campo e anche con il rendimento. Tanto può essere il discorso dell'allenatore, però io credo che quando un giocatore un giocatore quando gioca debba dare sempre il massimo, non dare retta a quelle che sono le situazioni esterne, fra virgolette, ma quando è chiamato in campo deve dare il massimo. Si sa per sentito dire comunque che anche lo scorso anno lui, anche fuori dal campo, non è che si comportasse in maniera reproba. Quest'anno sta dimostrando il proprio valore, tant'è vero che ho letto anche che oltre all'interessamento, diciamo, del Torino, sempre della Lazio, c'è anche il West Ham, mi sembra, del campionato della Premier League. Quindi diciamo che sta mettendosi in mostra. Ciò facendo fa bene anche allo Spezia. Ora l'ammonizione presa, diciamo, in maniera birbante, cioè più che presa data in maniera birbante
contro il Sassuolo, cioè facendolo squalificare contro il Sassuolo, e poi questo infortunio, speriamo non si tratti niente di grave, che lo terrà fuori comunque in questo scontro importantissimo contro la Salernitana, fa sì che comunque sia di Nzola si parli come il giocatore in attacco imprescindibile per questa squadra. Ecco Andrea, fuori onda si sta parlando del pubblico, un pubblico favoloso di Spezia, però io ti dicevo prima che non c'è il pubblico delle vostre occasioni. Quando voi eravate in campo, io mi ricordo una partita su tutti, Spezia Pistoiese o anche a Padova nella promozione, che quando entravate in campo c'era il telegol, il sindaco, che è Chiappara, ha capito? Sentivo proprio i nomi dei singoli, che potrebbe essere un, per caricare proprio la persona. Manca questa cosa secondo te? Ma io, allora, partendo dal presupposto che comunque il popolo bianco, cioè i tifosi spezzini, sono un più, se non per la categoria stessa, cioè se non per la Serie A, che comunque sono un più per questa squadra. Un più che deve spronare, come hai detto giustamente te, come si diceva prima fuori onda, deve spronare il giocatore a dare il 110%. È normale magari che c'erano, come ci sono adesso, ci sono dei giocatori come immodestamente posso essere stato io, come poteva essere Oscar Tacchi, poteva essere stato Spalletti, Stabile, io parlo dei miei tempi, te hai nominato il sindaco, quindi Chiappara mi sembra. Quindi diciamo che sono le simpatie dei tifosi, e anche in quelle occasioni lì, diciamo, spronano il giocatore. Ma io credo che due curve, perché facciamo il discorso, a parte la curva Ferrovia, ma c'è anche tre quarti di curva Piscina, che comunque è piena di ultras, perché mi sembra si sono un po' trasferiti, un po' messi in curva Ferrovia, alcuni che erano in gradinata credo siano andati ora in curva Piscina. Quindi diciamo è proprio chi gioca è circondato dall'affetto e dal tifo dei bianchi, e quindi credo che comunque sia come sono sempre stati, specie nella prossima partita contro la Salernitana, che possano essere effettivamente, che debbano, ma lo fanno sempre, debbano essere il dodicesimo uomo in campo. Ecco, noi ci siamo sentiti da un po', che è stato l'esonero di Luca Gotti, è arrivato Leonardo Semplici, un Leonardo Semplici anche nell'ultima partita in casa, abbiamo visto durante la partita che si è girato verso la Grinata a dire tifiamo, e questo è un allenatore grintoso che piace sentire anche il suo pubblico. Sì, diciamo che ogni allenatore ha il proprio carattere e le proprie caratteristiche. Diciamo che Gotti, proprio per un carattere suo, era molto, molto calmo, forse trasmetteva le proprie idee ai giocatori in maniera differente. Ci sono giocatori che sono più, tra virgolette, focosi, Semplici è uno di questi, non ci dimentiamo che è toscano, e quindi i toscani sono abbastanza caldi da questo punto di vista, per quanto riguarda il discorso di spronare i propri giocatori per cercare di tirargli fuori il meglio, come magari in certe situazioni cercare di portare il pubblico a tifare, ma credo che non ce ne sia bisogno, è più un atto, come a volte succede di vedere, è più un atto proprio di sfogo anche dell'allenatore in quel momento lì, che oltre a richiamare i propri giocatori arringa il pubblico per far sì che possano anche loro trascinare i propri giocatori. Ecco, e l'altra cosa è come hai visto proprio le due, Luca Gotti e Semplici, che differenza hai notato in queste poche parole di Semplici? Ma diciamo che Semplici, per quello che posso conoscerlo, è un allenatore che è abituato a trovare delle squadre in difficoltà, delle squadre, o comunque ad allenare delle squadre che hanno come obiettivo la salvezza. Non è semplice subentrare a metà campionato o a tre quarti di campionato per nessuno,
tanto più in una squadra che comunque sia era ancora in, tra virgolette, in costruzione, perché mancavano dei pezzi, alcuni giocatori erano in infermeria, quindi non è stato semplice. Lui umilmente, da quello che si è visto, umilmente si è messo al servizio della squadra, ha cercato di far tranquillizzare l'ambiente giocatori, dico, ha cercato di far tranquillizzare l'ambiente, portare le proprie idee. Naturalmente ogni allenatore ha un proprio credo di gioco, nel senso che può essere modulo 3-5-2, 4-4-2, 4-3-3, quello va fatto, a mio avviso, in funzione anche dei giocatori che hai. Specie che, come si diceva prima, ora magari con la sosta, questi 10 giorni, da una parte ti consentono di recuperare chi ha qualche problema. Ora mi viene il nome di Bastoni, che speriamo possa essere recuperato, anche se magari a 2 mesi che è fermo, quindi comunque sia, lui avrà un'autonomia limitata rispetto agli altri. Però da una parte la nazionale ti ha dato un Zola acciaccato, quindi diciamo che comunque sia un allenatore più frecce ha nel proprio arco, come frecce intendo di avere la rosa intera a disposizione, perché non ci dimentichiamo, con gli ultimi acquisti fatti lo Spezia si è, diciamo, inquadrato in un'ottica di rinforzo, e quindi bisogna cercare di l'allenatore deve sempre sperare di avere a disposizione più giocatori possibili per poi effettuare quelle situazioni o quelle proposizioni personali che possano far sì di avere dei risultati. Ecco Andrea, l'unica cosa che ti dico, fai un appello a te, ai tuoi tifosi, visto che tu sei anche tu, sei un grande tifoso dello Spezia, cosa vuoi dire per la partita della Salernitana? Non c'è da dire niente, perché loro sanno già quello che devono fare, lo hanno già fatto, hanno dimostrato anche in determinate coreografie quello che è lo Spezia per loro. Non credo siano da stimolare oltremodo, anche perché è una partita importante. Sono sicuro che faranno come hanno sempre fatto dai miei tempi e sempre tutte le partite che lo Spezia ha giocato, sia in casa che fuori, ma specialmente in casa, sapranno fare il loro dovere al meglio. Grazie mille. Ti ringrazio a te, ciao, un saluto a tutti.